Siamo nell'Istituto Comprensivo Vittorino da Feltre con la dirigente scolastica Valeria Pirone, giovane dirigente scolastica molto battagliera. Una risposta al ministro Bossetti. Secondo me nei giorni scorsi è stato fatto proprio un duro attacco alla scuola meridionale, un attacco ingiustificato, inaccettabile. Tanto è stato detto, tante risposte sono state date dai miei colleghi, dai docenti, dal personale tutto che opera nelle scuole meridionali in condizioni veramente difficili, ma noi non vogliamo piangerci addosso. Noi pensiamo che le parole che ha citato il ministro, sembra di ricordare lavoro, impegno, sacrificio, è qualcosa che noi tutti i giorni diamo ampia dimostrazione di lavorare con impegno e sacrificio. E aggiungerei anche un'altra parola presente nelle scuole meridionali, con creatività. Perché noi con mezzi di fortuna, senza risorse, facciamo l'impossibile. Come si dice, il bisogno aguzza l'ingegno. Il bisogno aguzza l'ingegno, noi ci mettiamo una parola in più, impegno, lavoro, sacrificio, creatività. Però la miglior risposta è con i fatti, certo, no? Certo. Quello che voi fate con i vostri allievi tutti i santi giorni. Certo. E allora diciamolo, certo. Voi avete nelle mura i proiettili. Questa strada dove sorge la scuola si chiama Via Sorrento ed è la via delle stese. E voi siete proprio in mezzo qui, questa è una zona martoriata dai clan. A San Giovanni a Teduccio, che era la zona produttiva di Napoli, non lo è più, tutto è chiuso, c'è un chilometro di strada dove non c'è nulla. Questa via esistono solo la scuola e la parrocchia, non esistono luoghi di attrazione per i nostri giovani e quindi ecco che la scuola con la parrocchia si devono impegnare molto di più e lo fanno tutti i giorni. Lei parlava di proiettili, di stese, sicuramente è una zona, è un contesto molto difficile ad alta infiltrazione criminale, non sono io a dirlo, purtroppo le cronache parlano da sole, però non solo in zone disagiate come questa gli operatori al meridione si impegnano tanto. Io chiaramente parlo del mio contesto scolastico, ma la scuola meridionale è pregna, è piena di esempi positivi, di scuole che sono dei laboratori permanenti di sperimentazioni didattiche, dove si utilizzano tantissime strategie, anche alternative per far fronte ai bisogni dei nostri alunni. E lei mi diceva dimostriamolo, basta fare un giro nei laboratori, nelle aule. Che cosa c'è in questi laboratori? Avete delle strumentazioni anche, nonostante la paura di furti, perché poi si verifica anche quello in queste zone, no? Certamente. Che cosa avete voi da offrire a questi ragazzi? Allora, guardi, laddove abbiamo la possibilità di sfruttare, di cogliere le opportunità di finanziamenti, non ministeriali ma europei, quindi solo con una piccola partecipazione dello Stato, noi chiaramente cogliamo queste opportunità e ci sono dei laboratori dotati di computer, di lavagne luminose e quant'altro e vengono sfruttati adeguatamente perché ci sono dei docenti preparati che utilizzano queste strumentazioni. Preside sulla scuola, sulla vita quotidiana della scuola, questa lotta all'ultimo sangue che è qui fuori? Si ripercuote in tanti modi, guardi, posso citare anche quello più semplice, può sembrare banale, ma dalla semplice formazione delle classi. Formazione delle classi pedagogicamente ha dei criteri, dei valetti. Noi quando formiamo le classi dobbiamo chiaramente tenere in debito conto dei livelli di partenza, dei livelli cognitivi, assortimento maschi e femmine, scuola di provenienza, sono tanti criteri. In questa scuola se ne aggiunge un altro per il quale, diciamo così, non ci può essere la stessa famiglia di appartenenza. No? Ecco. Senza entrare in dettaglio, ecco, io devo tener conto di tante cose, devo tener conto anche della famiglia di provenienza. È una zona povera questa? Una zona molto povera, zona molto povera. Dove quindi è molto facile essere assorbiti dalla camorra. Essere assoldati, perché c'è la povertà, c'è la miseria. Anche per pochi soldi. Anche per pochi soldi. Come la combatte lei questa facilità, diciamo, di essere assorbiti?
Che cosa spiega un ragazzino che dice mio padre fa parte di noi? Tutto quello che facciamo, dalla pagina di storia alle equazioni di primo grado in matematica, deve avere sempre chiaro quello che è l'obiettivo, la mission dell'istituto, che è il contrasto ad ogni organizzazione criminale.